Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Io direi che ci facciamo una run. Quazazel magari? No, The Lost, mi piace un sacco The Lost. Cioè, facciamo sempre quella che non prendiamo niente. Se ci si riesce, tanto meglio. Vediamo se ci ripaga questa run dalle schifosissime run che abbiamo fatto in precedenza. Ah, chiavi sì, bombe no, cuori no. Bombe, cuori e soldi, giusto. Grazie di averlo ricordato. Questa non mi ricordo che fa. Ah, lancia la mette, perfetto. Qui meno stanze visitiamo, più sono contento. Quindi se trovo il boss dopo... Ah, merda. Stanza sbagliata. Pillole sì. Oh. Qua non c'è niente. Schiva il soldo. Andiamo giù di qua. E invece no. Potresti darmi una cosa inutile. Perfetto. Qua non c'è nessuno. La metta. La fortuna non è della nostra, poi la mette. Bombe no. Proprio quello Judgment, non altro. Porca troia. Va bene, porca troia. Se comincia a sparare in giro robe... Non so che cosa può servire, ma vabbè. Dimmi tu, ho dovuto schivare le bombe durante il boss. Cioè. Ok. Attenzione, un'attiva decente. Che è successo? No, buono. Un'attiva decente. Che questa ci può far trovare senza bombe e stanze segrete. Che a volte contengono anche oggetti. O anche le Aimer. Vabbè, le stanze di errore. Avete capito. I'm Error Room. Mi si è arrotolata la lingua. Questa è mia. Questo è inutile. E moriamo, perfetto. Così ce lo siamo subito tolto. A sto punto cerchiamo di partire con una run semidecente. Questa magari si può dare un occhio. No. Volevo una run dove quantomeno c'è una stanza. Per fortuna. Onesto, no? Mamma mia, ragazzi. That run. Nope. Questa è una run che possiamo provare a vincere. Anche se
non è il mio oggetto preferito il coltello con The Lost, perché The Lost parte già con lacrime spettrali e quindi non è proprio quello che mi fa impazzire, però come oggetto start è fantastico. Cioè basta ricevere un paio di aumenti di danno e di più prove. È un range up, ecco sì, quello sì. Vanguard Man è assolutamente inutile. La chiave sì. Vieni. Aumento di danno random che non funziona col coltello, se non mi sbaglio. Non mi sembra che sinergizzi, no, no, non credo. Perché è dovuto alle lacrime, il coltello chiaramente non sinergizza con le cose delle lacrime. Andiamo di qua. Ho sentito una chiave che cadeva però. E questo può essere già un buon segno. Chissà se troveremo mai. No? Facciamolo. Meglio che niente. Beh, andremo prima qui a sto punto. Pin, sono le tue mani. Ma moriamo come coglioni qui, mi raccomando. Prenderemo entrambi. Quello ci aiuta contro le stanze stronze. Abbiamo due range up? Sembra di sì. Ho capito come, ma va bene. Mi da staccia una cazzata. Porca. Però forse non entra. Forse non funziona, mi da staccio con The Lost. No, mi sa che funziona. Il problema è che trasformiamo in oro. Se lo spacchiamo da monete, ci fottiamo quasi da soli. Volevo scendere, grazie. Allora, cosa ci dici? Non posso prendere niente. Quando non puoi prenderli ne escono a chilotoni di soldi proprio. Ha poppato random. Questo lo conoscevamo? No, però ce la risparmiavamo, se lo sapevamo. Magari poterla usare, sarei già delle lamb. Quanto meno le stanze si fanno in fretta col coltello, eh? C'è da dire questo. Ma cioè veramente nell'unico singolo posto dove non ho guardato.
senti, sta bene lì. Dovrebbe... Ah no, beh, ce l'ho già al minimo, il tier, non ci ho fatto caso. Va bene. No. Merda. Siamo vivi. Ma che palle. Really? Really? Non posso. Chiave sì, posso. Inutile. Merda. Ah sì, quello deve, mi tocca farli così, effettivamente. Che se no, poppano loro. Allora, questi scoppiano, giusto? Sì. Va bene. Onesto. Vabbè, finché vi menate fra di voi, va bene. La faccia a non prendere danno per una stanza? Una. Sì, sì, ho preferito prendere danno lì, ma sapere di scamparmela. So che è rischiosa la cosa, però... L'ho fatto volutamente. Mi piacerebbe, ma combattere in quelle stanze dove probabilmente mi troverei pieno di consumabili in giro che non posso raccogliere. Anche no. Quella so che è The Magician. Chissà se consumare con... Se con Black Rune consumo gli oggetti, li considero come presi. Cazzo sei? Sembra forte. Sembra tanto forte. Oltretutto lo fa sinergizzare con Blood Clot. Come cazzo, sta roba si chiama?
Allora, lì non ci posso più tornare indietro. Quindi, se... Ah, giusto, solo falso, funziona. Non è proprio il peggio del peggio, eh? Che è la stessa cosa, quindi meglio mi porto dei chariot che lo conosco. Fa male quel robo, male serio. Fa più male quello. Cioè, questo qui lo piazzi lì, questo continua a ruotare e fa danno a tutta la stanza. Non è una figata. E deve essere uno degli oggetti nuovi, credo. Ecco, il problema che non ho chiavi, che sono comunque è imbarazzante sta cosa, che io diventi gappi tutte le cazzo di volte che c'ho il coltello. Cioè, non posso prenderlo. No. Giro pure qua. Oh, tinted no, eh. Una volta che c'è bombe, a parte che posso usarle, forse è meglio usarle per spostare eventuali oggetti, le bombe. Mi convengo. Che cosa può servirmi che da Outfrigger a scappare da una stanza? Ma lo fa anche The Chariot, anzi The Chariot è meglio col coltello. Quanto danno fai? Dobbiamo andare giù. Quindi negativo. Wow. Ok. Spero di non doverci tornare mai più.
c'ha le chiavi. Ho già una siringa, eh. Potrei diventare spam e aggiungere quel tanto di danno. Perché non ho usato di Chariot? Perché? 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 Cioè, avevo visto che era brutta la stanza. De Chariot, pulisci e via. Dura anche tanto. E invece no. E speriamo che ce ne capita un'altra buona così. Peccato perché eravamo già dopo mamma. Vabbè. Ragazzi, ci si becca alla prossima. Grazie a tutti per aver visto il video e a una prossima puntata. Ciao a tutti.